Cosa avete provato quando avete esordito con questa maglia addosso? E poi a chi dedicate tutto il vostro percorso? Luca. Allora, è stata un'emozione bellissima per me. E comunque sono da 14 anni qua all'Inter e fare tutte le trafile, comunque giovanissimi nazionali, allievi, primavera, poi arrivare in prima squadra, comunque è stata una cosa importante e molto bella per me. E il percorso lo dedichiamo comunque alla famiglia, cioè quelli che mi hanno sempre sostenuto e mi sono sempre stati vicini. Per te? Beh, per quanto riguarda me, beh, l'emozione è stata davvero forte, infatti ho poi esordito a San Paolo, comunque che secondo me è uno degli stadi più belli e comunque con l'atmosfera più bella d'Italia. Poi va bene, io quando sono arrivato qua comunque era tutto un sogno e non ci avrei giocato neanche 2 euro sinceramente che avrei fatto l'esordio con la maglia dell'Inter. Invece piano piano è arrivato e sono stato felice. La dedica va ai miei genitori comunque, comunque alla mia famiglia in generale e anche ai miei amici che mi sono sempre vicini, anche quelli a casa comunque. Star lontano dei genitori pesa? Perché insomma per voi è una realtà da parecchie stagioni. Sì, beh, forse però ha pesato più quando eravamo un po' più piccoli, all'inizio. Magari i primi mesi arrivati qua, però poi comunque abbiamo formato subito un bel gruppo anche tra di noi, comunque ragazzi, quindi io non l'ho sentita tanto personalmente. Tu? Però comunque l'affetto dei genitori cioè uno, quello lì, a me sinceramente è mancato. Perché tu sei più mammone, diciamo. Io sì. Io no, io sono più indipendente. Io sono più... Non c'entra essere indipendente. Li voglio bene, però. Ma non c'entra essere indipendente. C'entra che comunque è un affetto. È un cucciolotto, guarda. L'affetto che ti danno i genitori non te lo dà nessuno. Certo. Con quale compagna, chiedono Giorgio e Roberta, incominciamo con le ragazze, con quale compagna di squadra vai più d'accordo? Con quale compagno di squadra vado più d'accordo? Vabbè, Benassi, ovviamente. Vabbè, che ci vuoi. Ah, ok, allora Benassi. Guarda, Benassi. Tutti. Sono facili, tutti. No, Benassi. Poi? Io ce ne sono tanti. Comunque, quello che diciamo mi ha aiutato di più è stato il capitano. Mm. T'ha colpito, eh? Sì. Perché è più giovane di lui. Non di te, però è più giovane di lui. Sì, sì. Ne come spirito ne dimostra di sicuro di me più giovane di tutti, oh. È più giovane, più allegro di tutti, oh. Se non avessi fatto il calciatore che ormai adesso la vostra carriera è segnata, è tracciata. Beh, questa. Ora come ora vorrei dirmi che avrei fatto un altro sport, però non c'ho nessuno sport dove mi sento curling. Abbastanza no basket mi piace giocarlo, ma però esatto, però c'è fare il massimo, c'è questo problema dell'altezza. Esatto, neanche basket, neanche di fare entrare in campo. Sì, no, boh, penso comunque io sono sempre stato anche bravo a scuola, quindi penso che forse sarei andato avanti anche con gli studi. Quest'anno devo diplomarmi, sono in quinta superiore. C'è la maturità. Sì, esattamente. Stai studiando? Abbastanza. Hai visto che ci sono già... Tutte le materie, ho già le mie materie interne, quelle più forti, più deboli. Ma quando vai a scuola, preparate. Scusa, non per farmi capire. Quando magari abbiamo allenamento al pomeriggio, quando o magari. Libero, quando però... Magari. È sempre la mattina l'allenamento, sai, fai... E lui va dal mister e dice, mister, per favore, non fare il figurati se lo fa. Infatti è difficile. Adesso, nell'ultimo periodo, qua mi devo impegnare al massimo e speriamo riesco a prendere questo diploma. Tu invece? Io mi sono diplomato l'anno scorso. Ho fatto la primina. Diplomato, comunque, ritornando alla domanda, io... Con quanto? 67. Onesto. Lui farà meglio? Ha detto che lui è bravo a scuola. Io mi impegnavo di più, forse. Sì? Sì. Però lui è più furbo, più intelligente. Insomma, l'anno scorso, con la primavera, avete giocato tantissime partite. Sì, davvero tante. Io l'avvocato. Mi piace. Con la parlantina. Sì, mi piace. Mi piace. Sì. Quindi avrei voluto fare l'avvocato. Sai che ci sono dei calciatori che hanno fatto l'università giocando, penso a Stendardo, sì. Che si è laureato, è avvocato e probabilmente magari il suo futuro post carriera sarà materia calcistica, sì, avendo fatto uno studio e avendo vissuto quel mondo, però l'avvocato magari è specializzato in ambito cioè tu ci pensi a iscrivere all'università? Sì, ci penso. Magari fra un paio d'anni, però non adesso subito. Ancora no. Adesso è presto, va bene. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...